Mantenere la figura dell'autista soccorritore a bordo delle ambulanze perché svolge specifici percorsi formativi nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, mentre senza la qualifica di soccorritore non sarebbe tenuto ad effettuare alcun intervento di natura professionale correlato al soccorso, con la conseguenza che le aziende sanitarie dovrebbero pagare un dipendente in più su ciascun mezzo e con un notevole aggravio dei costi. Lo hanno detto in audizione i rappresentanti delle associazioni che si occupano di trasporto sanitario in Umbria, Croce Rossa, Croce Bianca, Stella d'Italia, Oppa e Misericordie, ai membri della Commissione Sanità del Consiglio regionale, presieduta da Massimo Buconi. Nel documento unitario che le associazioni hanno consegnato vengono richiamate anche le indicazioni del Ministero della Salute in merito alla composizione degli equipaggi per ogni tipologia di soccorso, nei quali è sempre prevista la figura dell'autista soccorritore, e così chiedono di modificare la proposta di regolamento del trasporto sanitario proveniente dalla giunta regionale, prevedendo tale figura unitamente a quella del soccorritore nell'equipaggio per il trasporto ordinario e per quello di supporto all'emergenza urgenza, nonché a quella di infermiere e medico nel trasporto sanitario di emergenza urgenza con ambulanze avanzate. Chiesta anche una distinzione nell'accreditamento tra i servizi d'emergenza e quelli per il solo trasporto ordinario di malati. Le associazioni vorrebbero anche maggiori risorse. Le spese, in primis quelle per i carburanti, continuano a lievitare, mentre fino ad oggi, hanno detto, siamo andati avanti con affidamenti in proroga basati sui costi del 2010.